Martina, avete vinto il derby al tie-break 3-2, una grande prestazione, molto difficile, come così è stato? Molto difficile, e sapevamo che così sarebbe stata, perché comunque sono una squadra con delle individualità di grande qualità, di grande intensità, che ci tengono a giocare bene, nonostante magari qualche problemino durante la stagione. Sapevamo che sarebbe stata difficile e secondo me siamo partiti un po' scarica all'inizio, un po' trascinandoci la mancanza di ritmo che c'era mancata a Casale, però la cosa positiva è che ci siamo sbloccate. Noi non siamo una squadra scacciasassi, siamo una squadra che deve lavorare bene in palestra per poter trasformare questa cosa anche in partita, e sono contenta perché l'abbiamo fatto, abbiamo ritrovato il nostro ritmo, che è la cosa che ci serve da qua per le ultime partite, sperando nel meglio. Saltato un po' all'occhio l'inizio del primo set, ti ha un po' preoccupato anche vista delle ultime partite? Sì, sicuramente giocare con quell'approccio mentale non ti aiuta e ti mette un pochettino in difficoltà con qualunque squadra. Siamo in un girone dove, come evidenzia la classifica, se giochi male puoi perdere con tutti, quindi giocare male è un pessimo segnale. Quello su cui stiamo cercando di lavorare in palestra è proprio quello, un aspetto di aggressività mentale, e sono contenta perché l'abbiamo messo in campo. Grazie Valentina. Ciao.